È ormai la 14ª volta che il capogruppo della Lega Nord, Padovani, si ritrova con un'abitazione violata dai ladri, la terza dopo le amministrative che lo avevano visto candidarsi a sindaco. Una situazione di insicurezza e abbandono insostenibile che, secondo la vittima, colpisce più le frazioni faentine che la città stessa. Purtroppo sono rientrati a casa sua, Padovani. Come e quando è successo? Dunque, è successo la sera di martedì, io mi sono assentato per andare a Forlì ad una riunione dalle 6 alle 9 di sera. Quando sono tornato, purtroppo avevano sfondato il vetro blindato del salotto. E cosa hanno portato via? Quanti danni? Dunque, i danni praticamente sono il vetro e non hanno portato via nulla perché suppongo che quando sono arrivato loro stessero ancora valutando cosa portare via. Per me erano ancora in casa quando sono arrivato io alle 9. Non è la prima volta peraltro per lei? No, non è, anzi sono 14 volte se non 15. E dopo le elezioni sono 3 volte. È incredibile. Ma come mai? Cioè, si sente mirato, proprio preso di mira dai ladri, o secondo lei è una casualità che vengano sempre da lei? Non è la prima persona che me lo chiede. Secondo me è anche una casualità, perché è una casa, io abito in campagna, villetta indipendente, quindi è abbastanza un boccone facile per i ladri. Poi il resto non lo so, sono probabilità, ipotesi, non lo so il resto, no. Sicuramente un motivo in più per chiedere da parte sua, come rappresentante della Lega, un po' di sicurezza in più. Beh, l'unica cosa che posso dire è che Reda come territorio faentino, diciamo che è il più abbandonato nel comune faentino, perché oltretutto 2 anni fa hanno tolto la caserma dei carabinieri e quindi la sorveglianza, la presenza sul territorio è sempre meno, e Reda, essendo un territorio del Forese, è più soggetta a questo tipo di delinquenti. Le faccio una domanda proprio molto schietta. Tutti quelli che incolpano il sindaco Malpezzi di questa mancanza di sicurezza, hanno ragione, hanno torto? Guardi, io incolpo sempre il PD, ma non è tanto a livello locale, il PD in generale, tutto il PD che la sicurezza, questo è sotto l'occhio di tutti, a livello nazionale è sempre più in calo, abbiamo forze di polizia che anche loro protestano e manifestano il loro disagio. Quindi questo è proprio un problema del PD in generale. Loro hanno come mentalità il fatto che si possa accogliere tutti perché ne necessitano di un loro diritto. Il problema è che la sicurezza, oggettivamente parlando, sta andando sempre più a scatafascio.